Siamo oggi qui a Friedrichshafen a presentare il nuovo modello di Aeroplast, l'Aeroplast A32, il nuovo nato dall'evoluzione del ormai consolidato e affidabilissimo A22. Un nuovo aereo che ha caratteristiche di volo ancora più ottimizzate, pur rimanendo le caratteristiche dello stall, quindi un volo a bassa velocità con un'ampissima visuale, si sono aggiunte delle ottimizzazioni al profilo aeronautico dell'aereo per poter incrementare le velocità di traslazione. Adesso abbiamo velocità di traslazione che arrivano anche a 240 km/h, quindi anche il viaggio, diciamo così, di trasferimento è diventato uno degli utilizzi di questo aereo. Diciamo, quindi si è ampliate le capacità e le potenzialità di questo aereo per renderlo ancora più attraente per il mercato degli ultraleggeri, quindi il mercato a cui si riferisce questo aereo, anche se ha caratteristiche decisamente più importanti, perché da quello che era il mercato ultraleggero si è creato un velivolo che può essere utilizzato anche in configurazione VLA, quindi riceve anche una certificazione, anzi è possibile una certificazione di questo aereo, è possibile utilizzarlo nei paesi come Stati Uniti dove è richiesta una certificazione avanzata. Ovviamente questo tipologia di aereo quindi può essere anche avanzabile per l'Italia, che è il mercato a cui noi ci riferiamo, perché FlySafe è distributore per l'Italia di questa tipologia di aereo. Ovviamente abbiamo velivoli dimostratori che i nostri clienti possono provare e con i quali possono apprezzare le caratteristiche di questa tipologia di aereo. Uno stall eccellente per quanto riguarda la capacità di atterrare in veramente brevi spazi. Ovviamente ha capacità di decollo in spazi ancora minori. Ma la vera caratteristica dell'aereo rimane, sia per la 32 che per la 22, una visuale elicotteristica. Chi pilota questo aereo ha capacità veramente di apprezzare il paesaggio sottostante ed è forse la vera caratteristica peculiare di questo tipologia di aereo. A chi ci possiamo rivolgere per avere più informazioni? Allora, noi siamo basati a Ozzano dell'Emilia, all'aviosuperficie Guglielmo Zamboni, però abbiamo un sito in cui sono riportate tutte le caratteristiche dei velivoli che proponiamo, quindi caratteristiche della 22, caratteristiche della 32, in cui si evidenziano appunto tutti gli aspetti tecnici. È ovvio che invitiamo chiunque sia interessato a venire in aviosuperficie per poi testare dal vero questi aerei, perché solamente provandoli uno può capire la semplicità di volo, la qualità delle caratteristiche tecniche dell'aereo e può apprezzare la panoramica che questo A22 permette di avere. Quest'anno stiamo organizzando insieme ai nostri partner delle giornate in cui inviteremo i clienti a provare i nostri aerei, in cui i nostri istruttori porteranno chi è interessato a provare l'aereo e a evidenziare ancora di più le caratteristiche positive di questo aereo, quindi a parte come dicevo il decollo e l'atterraggio in spazi ridotti, la visuale e quindi le facilità di volo, la facilità di manovra di questi aerei.